Nella cornice narrativa della grave crisi ecologica e sanitaria che affligge la città di Taranto, si sviluppa questo racconto di Mimmo Laghezza ambientato in un formicaio. Mimmo è un autore, uno scrittore, un giornalista di Taranto, da sempre in prima linea per far fronte al dramma della città di Taranto contro i poteri forti per la vita, la salute di cittadini, operai, lavoratori, per la chiusura dell'area a caldo del colosso siderurgico più grande d'Europa, l'Ilva di Taranto. I numerosi personaggi che Mimmo Laghezza descrive in questo racconto sono formiche che con il lavoro quotidiano e con le loro buone azioni trasmettono alti ideali, valori, principi come l'antirazzismo, come il rispetto per la differenza di genere, il rispetto per l'ambiente, che vengono soppiantati dalla nostra società umana dove prevale il dio denaro, il demone dell'egoismo e dell'indifferenza, la tirannia del capitalismo neoliberista e finanziario. Diciamo che insieme a Mimmo Laghezza, insieme a Vincenzo De Marco, il poeta operaio di Taranto, e insieme a Alessandro Marescotti, abbiamo questa comune causa per la chiusura dell'Ilva. Alessandro Marescotti è il presidente dell'associazione ecopacifista PeaceLink Telematica per la Pace, costituita parte civile del maxi processo Ambiente Svenduto contro l'Ilva di Taranto. In questa lotta per la vita e per la salute, contro i poteri forti, contro le lobby dell'acciaio, per una nuova resistenza. La resistenza del 2000, come dice il partigiano francese tedesco morto 5 anni fa, Stéphane Hessel, è un nuovo antifascismo, il nostro che impari a percorrere il cammino della non violenza, un nuovo antifascismo per far fronte alla tirannia del capitalismo neoliberista e finanziario e che ci accomuna proprio con il popolo tarantino, questa lotta non violenta, pacifica, contro i soprusi, contro questo razzismo ambientale rappresentato dall'inquinamento industriale, da questo genocidio di Stato perpetrato dall'Ilva di Taranto. E quindi, sempre come attivisti dell'associazione ecopacifista PeaceLink, ci facciamo promotori di una lotta contro un'altra lotta importante contro il neofascismo, il fascismo imperante, quindi insieme a Daniele Biacchessi e all'associazione Arci Ponte di Memoria siamo contro ogni revisionismo, negazionismo, rovescismo più sudo e striscianti, ossia tutte quelle correnti non diciamo di opinione e di pensiero, perché secondo Gramsci e Matteotti fascismo e nazismo non sono un'opinione ma sono correnti, sono crimini contro l'umanità, quindi siamo contro tutte quelle correnti criminali che vorrebbero occultare, nascondere, mistificare la realtà, le verità sugli orrori del fascismo e del nazismo. Poi la nostra lotta come attivisti dell'associazione ecopacifista PeaceLink si sposta a livello planetario, la lotta per il disarmo nucleare universale con la rete internazionale, la campagna internazionale per l'abolizione delle armi nucleari, ICAN, che è stata insignita premio Nobel per la pace 2017. Ecco, ringraziamo per questa intervista a Teleambiente e ringraziamo Mimmo Laghezza e gli chiediamo quali sono i messaggi che vo ha voluto esprimere con questo suo libro. Il formicaio delle zampe pelose, che è un libro per ragazzi utile anche agli adulti. Bene, i messaggi sono diversi. Voglio soffermarmi proprio perché la tematica ambientale mi sta molto a cuore ed è la ragione per cui probabilmente Teleambiente è venuto ad intervistarci. Vorrei soffermarmi su quella che è la trama che si snoda per tutto il racconto, che è un racconto per ragazzi e con leggerezza, la leggerezza che si deve ai ragazzi. Ho voluto raccontar loro
il dramma che vivono i ragazzi a Taranto. Io ho umanizzato delle formiche, quindi in questo caso si tratta di piccole formiche che vivono un dramma umano e sanitario gravissimo. Nella realtà dei fatti, in tanti sanno in Italia, ma è bene sempre ricordarlo, è bene che anche attraverso questi incontri passi il messaggio di verità su quello che accade a Taranto. I bambini di Taranto sono dei bambini di serie B. I bambini di Taranto non possono giocare nei giardini, questo non possono farlo mai, non possono giocare mai nei giardini, soprattutto in alcuni quartieri, perché non possono toccare l'erba che è piena di diossine e di altri agenti inquinanti altamente cancerogeni. Ai bambini di Taranto è proibito andare a scuola nei giorni di Wind Days. Noi abbiamo un quartiere della città dove sanno benissimo l'inglese a questo punto, perché qualunque persona, anche se non si è formata nelle scuole alte, come si suol dire, conosce ormai i Wind Days e conosce gli slopping, che sono queste grosse fuoriuscite di nubi tossiche, inquinanti, pericolosissime. Le mamme del quartiere Tamburi probabilmente non sanno neanche cos'è, da quanti articoli è formata la nostra Costituzione, che è violata pesantemente in questo modo, però sanno parlare inglese, sanno che nei giorni dei Wind Days i loro bimbi non possono andare a scuola. Questo che diritto è? Si parla di diritto al lavoro, ci dicono che se chiude l'Ilva Taranto sarà relegata ad un... Per me accadrà esattamente come è accaduto con il referendum. Avremmo dovuto avere, dopo il referendum del 4 dicembre 2016, un'Italia devastata, in cui ci sarebbe stata povertà per questo... Poi le cose sono andate esattamente come prima, non meglio perché ci sono sempre gli stessi soggetti, però perlomeno come prima. E la stessa cosa accadrebbe se chiudesse l'area a caldo dell'Ilva. Quello che noi chiediamo a gran voce è che a Taranto si ristabilisca il diritto alla vita. È sancito dalla Costituzione, noi lo gridiamo a gran voce, noi vogliamo vivere come tutte le altre persone, come tutti gli altri genitori d'Italia, almeno come gli altri genitori, almeno. Noi pensiamo che se Taranto diventasse un laboratorio nazionale possiamo essere da spartiacque e rappresentare un modello per innovazione, per modernità, per cambio radicale di visione, da una visione legata ad un'industria vecchia, che è vecchia nelle strutture, obsoleta, vecchia nelle concezioni, nella concezione. Ci sono dei ponteggi, soltanto non parliamo ora di quella che è l'attività produttiva, non voglio parlarvi degli altiforni, io voglio parlarvi di un ponte che collegava due luoghi di lavoro, un ponte in metallo, fatto con lo stesso metallo che costruisce l'Ilva, è talmente cadente che è crollato di notte, senza operai che lo percorrevano, fortunatamente, perché tutta quella è cadente, quell'industria è cadente concettualmente ed è cadente strutturalmente. È una cosa che parte è un mostro, è il nostro mostro e noi combattiamo i mostri. Come in tutte le favole, i bimbi hanno imparato anche ad affrontare alcune paure perché lottano contro i mostri. Bene, i nostri bambini lottano contro un mostro vero e vinceranno, ve lo garantisco, vinceranno. Grazie Mimmo Laghezza, grazie Teleambiente.